Siamo col consigliere regionale Marco Dolfin, tra l'altro che oggi compie gli anni, auguri. Grazie. E per chiedere una cosa particolare riguardante ancora questo benedetto granchio blu. Ieri il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato molto del granchio, dell'emergenza che questo costituisce. Però d'altro canto abbiamo visto che ci sono regioni, l'Emilia-Romagna, nostra limitrofa, che ha già cominciato ad attivarsi, ha cominciato a darsi da fare con i mercati esteri, addirittura negli Stati Uniti, dove invece il granchio blu è addirittura una specie protetta per quanto è desiderato, ha una leccornia da quei parti. Sì, allora, pur provenendo da quei paesi, da oltreoceano, diciamo così, questa specie aliena, noi lo definiamo così, che ci sta creando grossi problemi. Ieri appunto in conferenza stampa della giunta il presidente Luca Zaia, oltre a mostrare il granchio in diretta, ha posto tutta una serie di informative. C'era anche la dottoressa, per quanto riguarda appunto, e dava alcune informazioni un po' più di caratteristica del granchio, ma e c'erano anche dei rappresentanti di categoria, categorie che appunto sono in ginocchio in questo momento qua, che veramente non solo pongono la questione sul tema, ma si ritrovano anche impreparati a gestire. Ovvio che le notizie che vengono dall'Emilia Romagna ci fanno un po' sobbalzare, nel senso che loro stanno già cominciando a gestirli, addirittura importandoli in America, dove il prodotto diciamo così è arrivato, e dunque è sicuramente una buona notizia. Però a questo punto qua bisogna che anche la nostra realtà, le nostre categorie cominciano a ragionare anche in funzione di questo, perché se c'è un canale di commercializzazione in export, ben venga, ecco. E dopo, come abbiamo detto tutti, devono essere vari canali di gestione, un tema di ristorazione piuttosto di commercializzazione, semenze piuttosto che altre forme di gestione, perché se noi pensiamo di gestire il granchio blu soltanto con i ristoratori, visto la quantità, locali e quant'altro, per quanto il prodotto può essere buono e funzionale, e attenzione, non cerchiamolo di farlo paragonare a famosa Moecca in un verso piuttosto che la Gran Segola in un altro, perché faremo un grossissimo sbaglio. Dobbiamo gestirlo, saperlo gestire, soprattutto avere tutte le informazioni del caso, e difatti gli studi li stanno portando avanti proprio per questo motivo le varie università, ma ovvio che dobbiamo gestirlo nelle condizioni migliori. E come dicevo prima, ben venga l'interesse da parte di industrie americane, si parla della Florida in questo caso, ma ce ne saranno anche altre, perché questo prodotto è un prodotto anche di nicchia in quelle zone. Però anche noi nel Veneto dobbiamo saperlo commercializzarlo e anche importarlo al di fuori. Io mi auguro appunto che le rappresentanti di categorie a 360 gradi su questo ci siano, perché va nell'interesse generale, non solo quello di avere l'attenzione da parte di istituzione per i contributi che in un primo momento possono servire, ma servono fino a un certo punto, perché qua servono veramente fare un'azione congiunta da parte di tutti, proprio per riuscire a commercializzarlo, a gestirlo sui vari canali appunto di commercializzazione. Ripeto, in termini gastronomici, in termini di grande industria, in termini appunto anche in termini di farmaceutica, perché sta dimostrando appunto di avere delle caratteristiche, come sono state riportate da varie istituzioni, anche in termini appunto su questo frangente. Dunque, a maggior ragione, lo dobbiamo studiare, avere caratteristiche di questo prodotto, ma al tempo stesso dobbiamo essere capaci di commercializzarlo a 360 gradi, perché altrimenti i contributi solo a pioggia non possono essere utili, perché altrimenti il problema comunque non si risolve. Quando finiscono? Dunque, quando finiscono sono un'attenzione da parte di istituzioni, però non è risolvere il problema. Risolvere il problema serve l'attenzione da parte di tutte le rappresentanze, affinché appunto sia gestito il prodotto e ci sia un ritorno economico da parte dei pescatori. Perché se va avanti di questo passo, questo prodotto lo troveremo anche nel nostro litorale, proprio anche sulle spiagge, con un rischio veramente enorme anche per ritorni anche negativi sul turismo. Attenzione, dunque, dobbiamo cominciare a gestirlo nel vero senso della parola. Ben venga appunto l'attenzione da parte dell'Emilia Romagna, però anche noi come Veneto dobbiamo cercare di fare la nostra parte. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02,
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.